sempre Roberto Satti, mi metto il vestito di Bobby Solo solo per cantare, cioè mi metto la però nella vita è molto più comodo essere se stessi che tentare di essere qualcos'altro. Io sono pigro e quindi io sono sempre me stesso. Sono Roberto Satti, un ragazzo che ha 77 anni e mezzo e che a 14 anni si è innamorato di una pischella americana dei 14 che amava Elvis. Io conoscevo Mina Celentano Lavanoni e allora avevo una sorella del primo marito di mamma molto più grande di me che viveva sposata con un medico americano e mi ha mandato i primi dischi di Elvis e io ho cercato di seguirlo, non imitarlo. Certo. L'ho preso come un maestro. Però dopo, quando sono arrivato a conoscere un po' la musica, io sono innamorato della musica anteguerra. Alberto Rabagliati, Flo Sandons, tutte le canzoni. Non tanto. Okay. Adesso, quest'estate, forse il film di Elvis, forse le puntate, 6 puntate con Mara Venier, che è una santa, e mi ha fatto cantare live. Tutti i miei colleghi, molto più illustri di me, cantano con le pre-produzioni e col playback. Pochissimi vanno in live. Io sono andato in live con 3 musicisti per 6 puntate di Domenica In. Io ho notato, stupendomi, perché sono 50 anni, che io canto le mie vecchie glorie e poi devo, cioè quelle le devo fare, se no non mi pagano. Però mi hanno un po', non annoiato, ma insomma saturato. Per cui ho notato in queste 28 serate di quest'estate, con 40 gradi, ho notato che facendo blues di Johnny Hooker ci sono ragazzi di 25 anni sotto, ma 500 ragazzi, non 3. Sono i miei idoli. Adoro i Black Keys perché hanno una cassa da paura, un suono da paura che sarebbe molto difficile replicare. Fanno un fantastico blues e non lo hanno rovinato, hanno solo potenziato cassa e basso, certo. Ma tutto il resto suonano proprio... Pentatonica e il sentimento. Johnny Hooker. Quindi, this is the music I like. Assolutamente, anche noi. E per fortuna la posso fare, sono 59 anni di questa vita. Io considero il blues il nonno vecchio. Poi c'è il rockabilly, il rock and roll, il rhythm and blues, che sono i nipotini birbanti, sì. E però ignoranti. Certo. Il rock and roll, dunque. Poi c'è quello che invece i nipotini che sono andati all'università, che è il jazz, capito? Sì, sì. Mio padre è colonnello dell'aeronautica militare, 2 medaglie d'argento in Africa, mitragliando gli inglesi della RAF. Lui nel 906 amava solo l'opera e diceva in triestino: i cantanti rock sono tutti strazzoni, sono straccioni, i gai miliardi, ma i ziga urlano, non sa cantare. E ascoltava solo Maria Callas, Renata Tebaldi, Giuseppe, quindi mi rompeva tutti i dischi di Little Richard, di Buddy Holly, di Elvis, me li rompeva. Quindi quando la ricordi mi ha preso, perché sono partito qui da Milano, nel 63, lui li ha diffidati, la ricordo, ha detto: mio figlio ha 19 anni, minorenne, vi diffido a usare il mio nome, cambiategli il nome, perché io volevo che mio figlio facesse un'altra cosa. E allora il dottor Bicocci, che era prima in RCA e poi è venuto alla Ricordi, aveva scoperto Ventitti, De Gregori, Lucio Dalla, Cocciante in RCA. E allora Bicocci gli dice alla segretaria: americanizziamolo, da Roberto Bobby. E la povera segretaria fa: sì, ma Bobby che? Solo Bobby, cioè solamente Bobby, non Bobby solo, solo Bobby e basta. Lei non ha... Però non mi piacciono i talent per niente. Ai tempi di Celentano e Mina, qui c'erano dei locali come il Santa Tecla e la Retusa, dove se cantava Celentano, stasera faceva 80 persone, domani 100 e poi 200. Allora i manager discografici vedevano questa persona. Questi talent a me sembra che vengono un po' costruite, queste creature. Soprattutto sono tutti uguali,
molto intonati, molto belli, con le vocette uguali. Sì. Invece, se fosse oggi Celentano che venisse in un talent, apro il giornale, leggo che oggi di giusti non ce n'è, lo manderebbero via subito. Se venisse Gianna Nannini con la voce rauca, la caccerebbero. Io credo che è importante invece prendere la personalità. Poi questi esperti, chi è esperto? Per me l'unico esperto è il pubblico. Vox Populi, Vox Dei. La voce del popolo è la voce di Dio, per cui è il pubblico. Quando Tullio Di Piscopo fece Andamento Lento, arrivò ultimo, 1.900.000 copie. È quello che ha venduto di più in quegli anni. Quindi non credo nei talent. Ciao talent, I love you. Cosa vuol dire essere esperti? Cosa vuol dire essere esperti? Cioè, se cantasse Bob Dylan, che ha la voce un po' grauca, l'avrebbero cacciato via. Però diciamo questo, che mi arresteranno. Il segreto è che questa è una fabbrica di, diciamo, come un allevamento di polli. Allora, tu hai 18 anni, allora vieni qua. Allora, se noi ti portiamo a Sanremo e andrai a 70.000, tu devi firmare con questo manager. Se no, via. Lui dice no, ok, esce da questa stanza, entra un altro, è una fabbrica, non mi piacciono i talent, mi piacerebbe l'indipendenza di case discografiche, ma qui non funziona così. Se io e te abbiamo una casa discografica piccola, abbiamo un talento, sai che succede? In America, se tu hai una piccola casa discografica, la chiamiamola multinazionale senza fare nomi, ti prende il nostro prodotto e ne vende 10 milioni, qui non funziona così. Se noi abbiamo la casa discografica ci chiamano, e voi siete troppo piccolini, vi diamo 30.000 euro e facciamo tutto noi e ci fanno fuori. Non c'è libertà, mi arresterete. 77 non potete arrestare. Ti difendiamo noi, Bobby. Potete darmi i domiciliari. Vi voglio bene, care multinazionali. I love you. Ti vogliamo bene anche noi. Grazie mille per questa chiacchiera. Ho l'ultima curiosità, poi ti lascio davvero. Sono qua. Allora, sì. Io porto al papà di Mogol nel 63 la lacrima col mio testo, orribile. Forse dietro quella duna, quando spunterà la luna. Papà dice, sto testo è orrendo, lo farà mio figlio. Giovedì vi vedete davanti alla Ricordi a Piazza Duomo e andate a Piazza Corvetto, dove c'è la sala d'incisione. Arriva Mogol, io pensavo con una Ferrari, un Maserati, con una Renault 4 a stantuffo, tutta arrugginita. E mi fa, non ho avuto il tempo di fare il testo. Allora dico, è inutile che andiamo in sala d'incisione. No, no, lo facciamo in 15 minuti. Come, fai un testo in 15 minuti? Non ti preoccupare. Mi dà un foglio di carta a quadretti e una matita smozzicata. Come fa la musica, lui guida. Porta Romana. Da, 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 da. Scrivi, da una lacrima sul viso. Arrivo a Corso Lodi. Non ho mai capito. Scrivi. Arrivato a Piazza Corvetto, ha finito l'inciso. Siamo entrati in sala, abbiamo fatto il provino. 15 minuti. Ma Mogol è un genio, c'è poco da fare. Per me è un piacere poter parlare. Poi poter dire ahimè, quello che penso. Mia moglie americana, molto cattolica, religiosissima, mi dice in inglese, Roberto, tu parli troppo, non dire queste cose, tu non devi. Se non hai niente di buono da dire, non dire nulla. Insomma, sono 59 anni, ecco. Se arrivo a gennaio sono 60. No, dai. Vediamo se ci arrivo. Tocchiamo ferro, legno. Esatto, guarda. Ma io sono un fatalista. Io la sera, insomma, io sono credente, mi faccio il segno della croce e dico, speriamo che domani mi alzi. I will send this message to the world and even in the solar system. I love the way you walk. I love the way you talk. I love the way you walk, baby. Well, I love the way you walk. Bye, everybody.